Allora, papà, dici perché ci hai riuniti qui tutti in salotto? Sì, esatto, Jenny ha ragione. E poi io dovrei uscire anche con i miei amici. Oh, caro, c'è qualche problema? Beh, ecco, vi ho riunito qui tutti perché devo darvi una notizia. Purtroppo ho dovuto dichiarare fallimento della mia società e ci hanno pignolato tutto, anche la casa. Cosa? Oh mio Dio, caro, e adesso che faremo? L'unica soluzione è di trasferirsi dai miei genitori in Vermont. Oh santo cielo, dai tuoi genitori, ma tu hai litigato con tuo padre. Lo so, ma non vedo altra alternativa. In Vermont? Ma siamo impazziti! Ma è lontanissimo da qui! È un paese freddo! C'è sempre la neve! Io non ci vengo! E mia madre? Da quando è morto papà è rimasta sola, dovrà venire anche lei con noi. Beh, non c'è nessun problema. Mia madre accetterà anche lei. Mi dispiace, ragazza. Ma non vedo altra scelta. Dobbiamo fare le valigie e partire. Oh my God! Oh mio Dio, ma dove stiamo andando? Già, e sicuramente non prenderà neanche wifi. Jenny, ma tu vedi sempre il bicchiere mezzo vuoto! Ragazzi, forse Sofia ha ragione. Anch'io sono molto spaventata, ma non abbiamo altra scelta. Prendi questa opportunità per imparare cose nuove. E dai, non siate così pessimisti. Infatti, andrà meglio di quello che crediamo, vedrete. Eccoci arrivati. Oh, mio Dio. Oh mio Dio, dove sono finita? Oh, caspiterina. Ecco, lo sapevo. Qui non c'è neanche wifi. Mannaggia. Ehi, yuhu! Ben arrivati, ben arrivati. Ehi, ciao mamma, ciao sorellina. Oh, Victor. Ciao mamma. Oh, e questi sono i miei nipoti. Eh già, lì ci sono Jenny, Nick e la piccola Sofia. Oh mamma mia, Jenny, Nick, l'ultima volta che vi ho visti eravate piccoli come Sofia. Ehi Rachel, non dirmi che quello è il piccolo Max. Eh già, ciao. Ciao zio. Rose? Sì Carol. Ti ricordi di mia madre Jackie? Oh sì, salve Jackie. Salve Rose. Ma papà dov'è? Al lavoro, come sempre. Beh, che ne dite di entrare e poggiare le valigie e vi faccio vedere la casa, eh? Oh sì, Rose, con vero piacere. Ci metteremo 2 secondi, questa casa è una catapecchia. Mamma! Oh sì, non vedo l'ora. Venite, venite pure. Eccoci qui. Siamo proprio in una tipica farmhouse del Vermont, non c'è che dire. Già. Wow, è rimasto tutto uguale a come ricordavo. Eh sì, la mamma non ha fatto nessun cambiamento. Ehi, tu sei mio cugino, vero? Sì. Sai se qui prende wifi? E questa è la cucina, il mio regno. Speriamo che le nostre camere siano più grandi di questa stanza. Già, ma ne dubito. Beh, ora possiamo salire e andare nelle vostre camere. Oh, sono sconvolta, ho una camera minuscola. Beh, ora che avete visto le vostre stanze, manca solo la stanza di Jenny e Sofia. Andiamo in soffitta. In soffitta? E tu di che ti lamenti, nonna? Oh sì, quella è la mia vecchia camera da letto. Già, mi ricordo. Ecco qui, Jenny. Spero che ti piaccia. Oddio, ma questo è un incubo. Wow, nonna, questo stile vintage mi piace molto. Beato l'entusiasmo dei bambini. Già, più che vintage mi sembra rustico. Oh, la mia vecchia camera da letto, quanti ricordi. Jenny, in questa stanza permane un'energia positiva. Vedrai, ti troverai benissimo.
Già, peccato però che ci sia un guardaroba striminzito. Oh, non ti preoccupare, Jenny. Ti presterò un'anta del mio armadio. Grazie, nonna. Figurati, bisogna aiutarsi nelle difficoltà. Beh, io direi che possiamo scendere e andare a preparare una tazza di tè. Beh, forza, beviamoci una bella tazza di tè. Oh sì, mi ci vuole proprio. Oh. Ehi, papà, eccoti finalmente. Siete già arrivati? Molto bene. Tu, ragazzo, vieni con me. Chi? Io? Certo, e chi se no? Forza, muoviti, vieni con me. Devi aiutarmi a far rientrare le mucche nella stalla. E domani mattina, sveglia di buon'ora. Devi aiutarmi a tagliare la legna. Andiamo! Ma, papà, ci sono anch'io qui. Non mi serve il tuo aiuto. È stata tua madre ad insistere a farti tornare qui. Forse per me te ne saresti rimasto a Filadelfia. Andiamo, ragazzo. Cominciamo bene. Oddio, avete sentito tutto. Caspita, papà. Il nonno è stato molto severo con te. Victor, devi capire, tuo padre è arrabbiato con te. 20 anni fa ci hai lasciato qui e te ne sei andato a Filadelfia e non sei più tornato. È ancora molto ferito, aveva bisogno di te. Sì, ma io qui non stavo bene e dovevo andare in cerca della mia strada. Lo so, ma allora papà c'era rimasto molto male. Vedrai che ora che sarai qui le cose si appianeranno, ne sono certa. Beh, che ne dite di bere quel famoso tè che dicevamo prima? Certo, Jackie. Ah, io al posto dello zucchero metterei un dolcificante light. In cosa? Oh, lasciamo perdere. Nonna, Jenny, mamma, venite! Le mucche stanno tornando nella stalla! Oh sì, andiamo a vedere. Wow, immagino che spettacolo entusiasmante. Ha ha! Ha, forza, ha, ha! Ciao mucche, ciao ciao! Oddio, ma dove sono capitata? Mamma mia, che sonno! Che lo dici? Buongiorno ragazzi, dormito bene? Meravigliosamente. Beh, forza, sedetevi che vi preparo la colazione. E oggi è pure il nostro primo giorno di scuola. Oh sì, già è vero. È una scuola piccolina, ma sono sicura che vi troverete molto bene. La fermata è circa 1 chilometro da qui e l'autobus passa fra 20 minuti. Cosa? Tra 20 minuti? Oh mamma, dobbiamo andare subito. Io devo finire di truccarmi e pettinarmi. Sì, anch'io. Ma ragazzi, e la colazione? Allora Rose, qual è il programma di oggi? Oh beh Jackie, io per prima dovrò rifare tutte le camere da letto e poi mi metterò ad impastare per preparare delle favolose lasagne al forno fatte in casa. Oh wow, che programma stimolante. Buongiorno Tom. Ma dove sono tutti? Beh, i ragazzi sono andati a scuola, mentre Victor e Carol sono andati in città a fare un po' di spesa. Mannaggia, mi serviva aiuto nella stalla. Beh, vuol dire che verrà lei, signora Jackie, con me. Cosa? Io? Certo, noi la aspettiamo, lei deve dare una mano. Forza, si prepari, io lo aspetto fuori. Ma io, signor Tom, si fermi? Signor Tom, Thomas, fermo! Oh, Jackie, che bello! Così avrete modo di conoscervi meglio. Vedrai che ti divertirai. Oh, povera me. Eccomi qui. E lei verrebbe nella stalla con quelle scarpe? Certo, cosa c'è? Io non rinuncio mai alla mia eleganza. Vabbè, contenta lei. Forza, andiamo. Ok. Oh, caspita, Nick. Questa scuola è piccolissima. Già. Beh, ora andiamo a fare il nostro gioco. Wow, quelli sono i due nuovi che vengono da Filadelfia. Esatto, hai visto che eleganti. E lui che figo. Ok, fratello, io direi di dividerci qui. Già, buona fortuna. Anche a te, bye bye. Ciao. Allora, vediamo un po' dove devo andare. Ehi, Jenny? Aspetta un secondo. Ciao, tu sei Jenny da Filadelfia, vero? Sì, esatto. E tu chi sei?
Io mi chiamo Amy ed abito vicino alla fattoria dei tuoi nonni. Oh, grazie, signore, una mia coetanea che abita vicino a me. Se ti va, ti faccio vedere la scuola. Oh, molto volentieri. Andiamo. Che scatto. Ehi, tu da Filadelfia, fermati. Ah, ciao, io sono Steve. Piacere di conoscerti. Ti ho visto arrivare e ti ho riconosciuto subito. E come fai a conoscermi così bene? Beh, mia mamma è la parrucchiera di tua nonna. Ci ha fatto vedere un sacco di foto tue e delle tue sorelle. Sappiamo tutto di voi e della vostra famiglia. Sai come è detto? Se vuoi sapere qualcosa, chiedi a una parrucchiera. Eh già. Sai, anche mio fratello maggiore è stato in vacanza a Filadelfia. Non so se l'hai conosciuto. AJ? No. Oh, beh, peccato. Ci dicono sempre che ci assomigliamo, ma lui è un gran chiacchierone. Io non sono così. No, per niente. Forza, dai, Nick, andiamo, ti faccio vedere la scuola. Dai, forza. Ok. Oh mio Dio, signor Thomas. Non mi dica che devo mungerle tutte. Ma no, sono anni che non mangiamo più le mucche manualmente. Ora abbiamo le macchine, vede come la mucca là in fondo. Ma se vuole può provare lo stesso. Oh, no, 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 ecco io. Dai, forza, venga con me. Forza, così, brava, bravissima. Oh mio Dio, ma è divertentissimo. Mi sta divertendo il mondo. Oh, guarda, Amy, sono proprio contenta che tu sia diventata mia amica. Davvero? Qui dentro sembri l'unica normale. Ah, sì? Certo. Per esempio, guarda la tipa là in fondo. Guarda com'è vestita, una vera dark, tutti quei piercing. E guarda come gesticola. Una vera rocchettara senza stile. Ehi! Oh mio Dio, sta venendo da questa parte. Ecco io. Ehi, hey, ciao cugina. Ehi, hey, è lei la ricona di Filadelfia? Come mi hai chiamata, scusa? No, mio Dio, è anche maleducata. Tua cugina. Oh, mi scusi, granduchessa di Filadelfia. Basta così, Melissa. Dai, che ne dici di fargli vedere la scuola? Ok. Dai, vieni, ti faccio vedere la zona relax con la sauna della palestra. La sauna, davvero? Certo, come no. Smettila, Melissa. Basta, io ne ho abbastanza. Vi lascio voi da sole così vi conoscete meglio. No, Amy, fermati, non lasciarmi qui da sola. Con il lupo cattivo. Nonna Jackie si sta divertendo un mondo. Io sono Sofia, la tua nipotina. Finalmente possiamo conoscerci. Becco, piacere. Sai, sono proprio contenta di essere venuta ad abitare qui, in mezzo alla natura e agli animali e all'aria pura. Sono sicura che presto anche mio fratello e mia sorella apprezzeranno questo posto. Becco. Beh, è stato un piacere chiacchierare con te. Ciao, ciao. Che giornata stressante. Hai fatto amicizia con qualcuno? Oh sì, con Amy, una ragazza che abita qui vicino a noi. E sua cugina, una rocchettara senza stile, guarda. E a te invece com'è andata la giornata, Sofia? Mi sono divertita molto. Ho aiutato la nonna a fare la pasta fresca. Gli ho dato da mangiare alle galline. Ah, sai che nonna Jackie ha munto una mucca e si è divertita un mondo. Cosa? Eh no, questa me la devi raccontare. Cosa? Non ci posso credere. Sai, Jenny, è la prima volta che parliamo così tanto, io e te. Lo sapevo che questo posto è speciale. Sono proprio contenta di essere venuta ad abitare qui. Oh,
Oh mio Dio, ma si può sapere perché ci avete svegliato così di buon'ora? Oggi è sabato, non c'è la scuola. Forza, forza ragazzini, dobbiamo andare nella stalla. Cosa? Nella stalla? Oh no. Certo, quest'inverno servirà più legna per scaldare anche le vostre stanze. E quindi io dovrò andare a tagliarla e prepararla. E voi dovete sostituirmi alla stalla. Forza ragazzi, su, vedrete che vi divertirete. Anche nonna Jackie era titubante, ma poi si è divertita. Abbiamo da scegliere, forse? Bene, io e Victor andiamo a sistemare la legna. Voi invece rimarrete qui e pulirete tutte le stalle. Agli ordini, signore. A spiegarvi come si fa ci sarà Martin, il ragazzo che lavora per me. Ciao a tutti. Che carino, Jenny. Almeno oggi ti rifarai gli occhi. Ma cosa dici, nonna? Bene, noi andiamo. Ti lascio nelle mani di Martin. A dopo. Ciao. Bene, tutti al lavoro. Bene, ora dovete prendere le vanghe e pulire tutto il fieno sporco. Cosa? Dobbiamo spalare il letame? Oh. Wow, di male in peggio. Forza Jenny. Dai, su. Oh, senti carino, invece di continuare a dare gli ordini a me, lavora anche tu. Certo, io eseguo solo gli ordini di tuo nonno. Prima dovrò spiegare come fare a voi e poi mi metterò al lavoro anch'io, non ti preoccupare. Sapinto. Jenny, smettila di lamentarti e lavora. Esatto. Sì, il lavoro nobilita l'uomo. Che giornata di cacca. Jenny! Ehi papà, volevo ringraziarti per la possibilità che mi hai dato. A questo punto, senza di te, non saprei dove sarei finito. Senza una casa, senza un lavoro. Io lo faccio per i tuoi figli, i miei nipoti, non per te, sia chiaro. E a proposito di lavoro, quando è che hai intenzione di trovarne uno? Beh, ho già mandato via dei curriculum, li sono andati in alcune ditte, ma sai, non è così facile trovare il lavoro. Prima gestivo le finanze e la contabilità di una grande società, ma qui non c'è molta richiesta di questo tipo di lavoro. Un mio amico ha un negozietto giù in centro e sta cercando un contabile. Se vuoi faccio il tuo nome. Sempre se ti accontenti di andare in un piccolo emporio. Certo papà, qualsiasi lavoro andrà bene. Grazie mille. Sì, beh, adesso continuiamo. La legna non si taglia da sola. Avanti. Che sudata. Beh, basta. Io adesso vado a farmi una pausa. Oh, un po' di aria pura. Ehi, Sofia? Ciao, Jenny. Sei già stanca? Oh, sì. E adesso mi serve un posto per riposare. Conosco un posto tranquillo. Vieni con me. Eccoci arrivati, Jenny. Oh, finalmente posso riposarmi un po' all'aria fresca e all'erba morbida. Ma dov'è Jenny? Ho visto che usciva 5 minuti fa. Se l'è svignata la furbacchiona. Via, mosca. No. E smettila. Ma... no. Che dormita, vero Sofia? Sofia? Mamma Sofia, dove sei? Sofia? Sofia? Sofia, dove sei? Sofia? Sofia? Ehi Jenny, sono qui.
Oh, mamma Sofia, che ci fai qui? Pensavo che i lupi ti avessero sbranato. Ma cosa dici? Qui non ci sono i lupi. E poi guarda che bel laghetto che ho scoperto. Sì, beh, ok, adesso però è meglio se rientriamo. Ti ricordi la strada per ritornare alla stalla, vero? Ecco, veramente no. Oh no, e adesso che facciamo? Ehi, guarda, c'è un vitellino. Se lo seguiamo, lui ci porterà dalla sua mamma, che ci riporterà alla stalla. Se lo dici tu. Jenny! Ma dove diavolo sono finite? Dovremmo andare a chiamare Victor e il signor Thomas. Ehi, eccole là in fondo. Ehi, siamo qui! Oh, che camminata! Ma ragazzi, dove eravate finite? Tutta colpa di Sofia, lo sai che è un'avventuriera. Sai, mamma, ho scoperto un laghetto bellissimo. Beh, Jenny, non dovrai più lamentarti delle mucche. Tu avrai pure sparato il loro letame, ma loro ti hanno riportato a casa. Sì, beh, alla fine non sono poi così male. E meno male che non mi sono sporcata la mia camicetta. Chi è stato? E dai, Jenny, cerca di divertirti un po'. Nonna, sei stata tu, ma sei impazzita! Sei orribile, sembri il mostro di fango. Prendi questo! Ehi! Lancio perfetto! Così impari! Questo me la paghi. Dai, nonna, armiamoci anche noi. Ok. Volete la guerra? E guerra sia. Dai, mamma, prepariamoci. Ok. Ehi, aspettate, anch'io voglio fare la battaglia di fango. Che tristezza. Già. Buongiorno a tutti. Ehi, ma cosa sono quei musi lunghi? Allora, da cosa vi vestirete questa sera? Nonna, sono anni che io non mi travesto da Halloween. Già, anch'io. Cosa? E come mai? Beh, tanto per cominciare, siamo troppo grandi per queste cose. Esatto. E poi quando io ero a Filadelfia, andavo sempre alla festa di Halloween di una ragazza di nome Nancy Rose che faceva delle feste molto cool. Oh, quanto mi manca Nancy. Oh, capisco. Beh, ma anche qui ci saranno delle feste. Sì, lo so. E quella più carina la darà una certa Miranda Johnson, la più famosa della scuola. Ma dal momento che io non sono stata invitata, non potrò andarci. Caspita. E quindi me ne rimarrò qui da sola a crogiolarmi nella tristezza. Già. Beh, potete stare qui con noi a preparare i dolcetti per i ragazzi che verranno questa sera a fare dolcetto scherzetto. Senza offesa, nonna, ma siamo in una fattoria fuori città. Quanti bambini pensi che vengano qui? Certo, non è come a Filadelfia, ma qui siamo abituati alle distanze. Sì, beh, scusa, ma questo programma non mi entusiasma. Me ne vado in camera. Anch'io. Oh, quanto mi manca Filadelfia. Già. Poveri ragazzi. Vado a parlare con loro. Jackie, se permetti vorrei andare io da loro. Certamente, sei anche tu la loro nonna. Grazie. Allora, chi è questa Nancy Rose? Cosa? Non sai chi è Nancy Rose? Con tutte le volte che l'ho nominata? Jenny, non è che conosco bene i tuoi gusti. Quando eravamo a Filadelfia non ci vedevamo molto. Già, è vero. Permesso, posso entrare? Certo, nonna, vieni pure. Sentite, ragazzi, io lo so che vi manca molto Filadelfia. Già, là avevamo le nostre tradizioni, i nostri amici. Lo so, ci vuole tempo, ma sono sicura che anche qui vi farete delle nuove amicizie e delle nuove tradizioni. Jenny, purtroppo qui non abbiamo le feste cool di Nancy Rose, ma hai la tua famiglia. Beh, ora vi racconterò la mia di tradizione. Quando ero piccola, io e mio papà andavamo a raccogliere le zucche dall'orto e poi passavamo tutto il pomeriggio ad intagliarle e a preparare i dolcetti e le decorazioni per la sera.
Io non potevo andare in giro con i miei amici a fare dolcetto scherzetto, perché la mia casa era molto lontana dalla città. Ma io mi divertivo lo stesso, perché ero con la mia famiglia. E molte volte le cose semplici sono le più belle e le più preziose, se fatte insieme alle persone a cui vogliamo bene. Sì, ho capito, nonna, quello che vuoi dirci, ma non è così semplice. Dai, Nick, Jenny, venite giù con noi. Date una possibilità alla vostra famiglia. E va bene. Ok. Eccoci qui, abbiamo trovato due nuovi aiutanti. Ma dov'è Carol? Non si sentiva bene e ha preso il termometro e ha scoperto di avere 38 di febbre. Cosa? Anche lei è ammalata come papà. Già. Oh, povero Victor, il mio bambino. Si perderà Halloween, è la sua festa preferita. Ecce. Non mi interessa se sto male. Almeno quest'anno avrò la scusa per saltare questa stupida festa che odio da sempre. Ecce. Forza ragazzi, venite qui. Mi serve una mano per preparare i dolci per questa sera. Mamma, non vedo la necessità di comprare tutti questi dolci preconfezionati che fanno malissimo. Perché non prepararne in casa, salutari, vegani, come i miei, guarda qui, appena sfornati. Sono dei biscotti vegani, fatti con farina integrale, senza burro e uova. Sono proprio curiosa di sapere chi li mangerà. Abbi fede, mamma, sono sicura che andranno a ruba. Che lavoraccio. Dai, abbiamo quasi finito. Ma chi è che piange? Sarà sicuramente Sofia. Starà piangendo perché la mamma e il papà sono ammalati e non possono portarla a fare dolcetto scherzetto. Oh, poverina, e non potete andare di là a consolarla? Non ci penso neanche. Se vado di là con la sua vocina dolce e gli occhi teneri, mi incastrerà e mi toccherà andare a fare dolcetto scherzetto con lei. Già, una volta ha incastrato anche me con questo metodo. Già, e a me è successo la stessa cosa. Ha uno sguardo così dolce che non puoi resistergli. Oh, finalmente a casa. Ma Sofia? E Sofia, che succede? La mamma e il papà si sono malati e non potranno accompagnarmi a fare dolcetto scherzetto. Dai Sofia, smetti, basta, non piangere. Se solo trovassi qualcuno con cui andare. Dolcetto o scherzetto? Oh mio Dio, Tom. Oh, non dirmi che questa è la tua nipotina. Sì, esatto, è proprio lei. Beh, cara, ecco qui un bel po' di dolci per te. Grazie mille, arrivederci. Caspita, quella bambina è riuscita a smuovere l'orso dalla sua tana. Mi sa che ne vedremo delle belle. Eccoci qui, appena tornati in tempo per fare dolcetto scherzetto. Dai, andiamo a giocare ai videogiochi. Ok. Ecco i primi bambini. Dolcetto scherzetto? Oh, che carini. Già, bambini, vi va di assaggiare i miei biscotti vegani? Eccoli qui, prendete pure. Che schifo. No, noi vogliamo le solite caramelle, il lecca lecca. Oh. Ma che schifo, ma guarda te questa, ma mangiateli tu i biscotti vegani. Felice Halloween. Non ci posso credere. Ma pensa te. Oh, che tristezza, i miei biscotti vegani sono un vero disastro. Oh, povera cara. Già. Oh, ci saranno gli ultimi bambini. Beh, stavolta vado io. Quasi vado a prepararmi una bella tisana. Ehi ragazzi, volete dei biscotti vegani fatti in casa? Sì, volentieri. Ehi Re, ce l'hai sentito? Cosa? Grazie. Oh, di niente, felice Halloween. Oh. Ecco i 5 dollari che ti avevo promesso. Complimenti, sei stata molto credibile. Grazie signora. Ehi, che ne dite se ci guardiamo un bel film di paura, tipo i Goonies? Ma mamma, i Goonies non sono un film di paura, è un film per bambini. Guardiamo qualcosa di più horror.
Ehi, sbaglio o avete detto film horror? Chi è adesso alla porta? Vai tu, Jenny. Sì, ma la nonna vuole guardare i Goonies. Ma no, i Goonies non è horror. Dolcetto scherzetto? Ehi, ragazzi, che ci fate qui? Siamo venute a dirti che Miranda Johnson ti ha invitato alla festa. È ansiosa di conoscerti. Dai, vai a cambiarti che andiamo. Ehi, ciao ragazze, volete entrare? Oh no, grazie Rose. Siamo solo venute a prendere Jenny per andare alla festa di Miranda Johnson. Esatto. Davvero? Wow, Jenny, cosa aspetti? Ecco. Dai, guardiamo l'enigmista. Sì, infatti. No, l'enigmista non se ne parla. Dai, fa troppa paura. Ma dai, e se guardassimo Frankenstein Junior, un classico. Ragazzi, mi spiace ma non vengo. Cosa? Una volta una persona mi ha detto che le cose semplici a volte sono le più preziose e le più belle. Oh, Jenny. Grazie ragazze, ma quest'anno l'Halloween lo passerò con la mia famiglia. Ciao ciao. Ok, Jenny, buon Halloween. Ciao ciao. Jenny. Andiamo, nonna. Ciao, siamo tornati. Guarda, nonna, quanti dolci che ho raccolto. Ehi, ma quello è il DVD dei Goonies. Posso guardarlo? No, Sofia, ora devi andare a letto. Oh, ma io non voglio i Goonies, è un film per ragazzi. E basta, finitela, ci sediamo qua. Dai, dai, io sono d'accordo. Allora... Bene, Mr. Kinder, adesso andremo a salvare la principessa. Oh, Sofia, un po' di silenzio. Sto cercando di studiare, mannaggia. Scusa, Jenny, ora sarò più silenziosa. Grazie, Sofia. E adesso cos'è questo rumore? Anch'io ieri ho sentito questo rumore e mi sono spaventata. Poi il nonno mi ha detto che è la caldaia che deve caricare l'acqua. Andiamo bene. Io non riuscirò mai a studiare con questa confusione. Meglio che mi trovi un posto tranquillo. Proviamo qui in salotto, mi sembra che non ci sia nessuno. Già, hai ragione. Non ci avevo mai pensato a questa situazione. Già. Dai, raccontami anche quell'altra volta del supermercato. È troppo forte. Sì. Che confusione che fanno quelle quattro. Niente, dovrò cercarmi un altro posto. Volete ancora un po' di tè? Ehi, nonna Rose, mi accenderesti la TV? Una mia amica dell'asilo mi ha detto che oggi iniziamo i nuovi episodi della dottoressa Peluche. Oh, mi dispiace tanto, Sofia, ma a quest'ora io devo guardarmi la mia telenovela. Oh sì, ho cominciato a guardarla anch'io ed è molto appassionante, non possiamo perdere la puntata. Oh no, ora che faccio? Forse una soluzione c'è. Noi ci guardiamo la puntata e ti registriamo il cartone animato con il videoregistratore. E che cos'è? Una tecnologia antica? Oh mamma, siamo così vecchie? Allora Sofia, questo aggeggio serve per registrare i programmi dalla TV. Basta collegare i cavi e il gioco è fatto. Dovrai solo trovare il libretto delle istruzioni e il cavo della corrente. Oh mamma. No, qui no, qui. Eccoci, ho trovato i cavi, Sofia. Sofia? Sofia! Ma dov'è andata? Cavoli, io non saprei dove andare, anche perché qui fuori comincia a fare freddino. Il fienile. Ok, proviamo là. Ok, qui non è male. Oh mio Dio, le galline. Io ho il terrore delle galline. Oh, via. Dai.
Dai, su, su. Ehi, Nick. Sì, che c'è? Come la TV in salotto è occupata dalle nonne, posso guardare l'episodio della dottoressa Peluche sul tuo computer? Dai. Sofia, te l'ho già detto tante volte che qui wifi non c'è e la linea internet non è un granché. Figuriamoci se riesci a vedere un filmato in streaming. Ah! Ok, grazie lo stesso. Oh mamma, adesso che faccio? Io non so dove andare. Ehi Jenny, che stai facendo? Ah, ciao Marty. Beh, sto cercando un posto tranquillo dove studiare perché in casa regna la confusione. Oh, caspita. Il posto ideale sarebbe stato il fienile, così almeno mi sarei riscaldata un po' con il fieno dal momento che qui fuori comincia a fare freddino. Ma ci sono le galline, io ho paura delle galline, sono brutte e beccano. Cosa? Hai paura delle galline? Che c'è da ridere, non c'è niente di divertente. Molte persone hanno paura delle galline. Jenny, se le lasci stare, le galline non fanno niente. Ne sei sicuro? No, a me in questo posto sembra tutto così difficile. Beh, inizia col cercarti un posto tutto tuo, tranquillo. Questo, per esempio, è il posto di tuo nonno. Qui si appoggia su questo steccato e si rilassa. Il mio posto tranquillo lo avrei già trovato, ma ci sono le galline. Beh, se vuoi per un po' ti presto il mio posto tranquillo. No, grazie Martin, vicino al lago fa troppo freddo per me. Scusa, ma devo andare a fare una cosa. Buona fortuna. Eccoci di nuovo qui, galline, ora ve la vedrete con me. Scusate, io mi siederei qui su questo fieno a studiare. Voi continuate a fare quello che state facendo. Ok. Uffa, che sfortuna. Beh, tanto vale che vado in fienile a giocare con i pulcini. Ehi, pulcini, siete qui? Jenny, che ci fai qui? Oh, ciao Sofia. Beh, io sono venuta qui per studiare. Ma tu non avevi paura delle galline? A dire la verità sì, ma le ho affrontate con coraggio e devo dire che ho trovato in loro delle compagne ideali, anche se sono piuttosto testarde ed altezzose. Mi ricordano qualcuno. E chi mai? Beh, e tu cosa fai qui? Volevo guardare le nuove puntate del mio cartone animato preferito, ma la TV è occupata e così ho pensato di venire a giocare con i pulcini. Oh beh, accomodati pure, Sofia. Sofia! Sofia! Ehi, ma questa è la voce di nonna Rose, è meglio se vai, eh? Ok, ciao ciao Jenny. Eccomi qui. Sofia, sono riuscita a far andare il videoregistratore, così ti ho registrato il tuo cartone animato. Wow nonna, grazie mille. Hai visto? A volte le tecnologie antiche servono ancora. Dai, andiamo. Ehi Martin, sì? Per caso hai visto mia sorella? È ora di cena e nessuno la trova. Sì, è nel fienile. Nel fienile? Sei sicuro? Sì, è andata là per studiare. Se vuoi ti accompagno. Ok. Qui fuori fa piuttosto freddo. Non so tu come fai con quella magliettina leggera. Meno male che mi sono portato la mia sciarpa. Dai, andiamo. Eccoci. Oh mio Dio. Jenny! Oh, ciao ragazzi. Jenny, si può sapere che ci fai qui? E guardati, sei tutta sporca di paglia. E qui poi, in mezzo alle galline. Noi odiamo le galline. Sono brutte, beccano e... Oh, babba, che puzza!
Oh beh, in verità ho scoperto che non sono poi così male. Jenny, io non ti riconosco più. Ti aspetto fuori, eh. Ok, arrivo anch'io. Dai, muovetevi. Qui si gela. Ehi, Jenny. Sì? Oggi mi hai piacevolmente sorpreso. Beh, Marty, io sono come questo posto. Non sono male. Basta solo conoscermi un po'. Beh, scusa, ma devo fare una cosa, eh? Voi andate pure. Ehi, sono ancora io. Volevo scusarmi per le parole cattive di mio fratello. Che ne sa, lui non ne capisce niente. Ah, ci vediamo, eh? Ciao, girl! Colazione ottima come sempre. Beh, ragazzi, dobbiamo sbrigarci, altrimenti perderemo l'autobus. Dai, andiamo. Ok, andiamo. Forza, Max. Ciao, nonna, grazie. Ciao. Ciao, ragazzi, buona giornata. Ciao, ciao. Dai, forza, andiamo. Ehi, ragazzi, sono proprio contento di aver dormito dai nonni stanotte. Così stamattina posso venire a prendere il pulmino con voi. Eh? Ah, sì, sì, ok. Oh, eccoci, giusto in tempo. Nick? Sì? Potrei sedermi vicino a te sull'autobus così possiamo chiacchierare un po'? Mi dispiace ma devo ripassare. Ma cosa stai dicendo? Tu non ripassi mai. Shh, zitta. Oh, ok. Rose, fatelo dire, queste ciambelle sono favolose. Ma perché non cominci a venderle? Prenderesti un sacco di soldi. Oh beh, ecco, io li faccio per la mia famiglia. Non so se sarebbero all'altezza di essere venduti. No, te lo dico io, Rose, sarebbero all'altezza e come? Sono favolosi. Ehi, ciao fratello. Ehi, ciao. Hai studiato per scienze? Insomma, già neanch'io. Ehi, Nick, ciao. Finalmente l'intervallo, eh? Sì, sì. Dai, andiamo a mangiare qualcosa insieme. Ecco, mi dispiace, ma ora ho lezione di scienze e devo riposare con il mio amico, eh? Scusami, andiamo? Ma che stai dicendo? Reggimi il gioco. Ciao ciao, ci vediamo, ciao, a dopo. Ehi, si può sapere che ti succede? Noi non ripassiamo mai. Sì, ma dovevo sbarazzarmi di mio cugino. Cosa? Ultimamente è una vera tarma. Non mi lascia da solo un momento, né quando siamo a casa dei miei nonni, né a scuola. Mi segue ovunque. Beh, Nick, devi anche capire la situazione. È figlio di due genitori separati. Suo padre è praticamente sparito, non si fa mai sentire, vedere. E da quello che ho sentito, lui si era chiuso in un guscio e non ha più amici. Dovresti essere felice che con te si sta aprendo. Per lui sarà stata una bellissima notizia che tu sia tornato. Almeno ha una figura maschile vicino alla sua età, un cugino maschio per giunta. Si sta solo affezionando a te. Caspita, hai ragione. Penso sempre solamente alla mia di situazione, ma anche lui in effetti non ha passato un periodo molto felice. Eh già. Ehi, guardalo là in fondo. Proprio così. Shirley, io... no, aspetta. Ciao Shirley, come va? No. Ma cosa stai facendo? Penso che gli piaccia quella ragazzina. Shirley? Sì, tu chi sei? Sono Max, sono in classe con te a biologia. Ah, scusa, che vuoi? Sai, oggi pomeriggio c'è lo sconto sulle merendine se ti va in mensa. Sì, una cosa molto interessante. Oh mamma, ma chi è questo sfigato? Andiamo. Ciao, ciao. Ciao, a dopo. A biologia. Mi sa che ha bisogno di una lezione su come rimorchiare le ragazze. Già, sembra anche a me. Potresti dargliela tu? Sì, sarebbe un'occasione per stare un po' insieme. Ok.
Oh mamma, che scemo che sono, che figuraccia. Ehi Max, perché stai sbattendo la testa contro gli armadietti? Eh? Ah, Nicky, lascia stare. Non dirmi che hai fatto un'altra figuraccia con Shirley. Ecco. Ah, sei proprio un idiota. Dai, andiamo che sta per iniziare la lezione. Ok. Hey Rose, yuhu! Sono qui in cucina, Jackie. Oh Rose, ho una notizia fantastica. Cos'è successo? Beh, ecco, stamattina ho preso l'autobus e sono andata in paese. L'autobus? Ma Jackie, c'è il mio furgoncino, potrebbe prendere quello. Oh, grazie Rose, ma io non ho la patente. Cosa? No, non mi è mai servita. Quando ero in Filadelfia le nostre finanze erano buone e io avevo l'autista. Oh, caspita. Beh, come ti stavo dicendo, sono andata in paese e sono passata da una pasticceria. E ho fatto assaggiare loro una delle tue ciambelle che mi ero nascosta nelle borse e sono stati entusiasti. Cosa? Oh. E così mi sono messa d'accordo con loro e mi hanno detto di preparare 100 ciambelle per domani. Cosa 100 ciambelle? Ma non ce la farò mai. Ah no? Scusa, ma io non me ne intendo di cucina. Oh mamma Jackie, che hai fatto? Io direi che non dovresti sprecare tempo e cominciare a metterti subito al lavoro. Mettermi al lavoro? No, Jackie, tu mi hai messo nei guai e ora tu mi aiuterai ad uscirne. Forza, preparati. Forza, Jackie, forza. Oh, non pensavo fosse così complicato. Non so cosa ti è saltato in testa. Io non sono un'imprenditrice e nemmeno una cuoca professionista. Sei migliore di molti cuochi di molti ristoranti in cui sono stata, fidati. Ne sei sicura? Certo, Rose, devi solo credere di più in te stessa. E poi hai passato una vita a dedicarti agli altri. Ora tocca a te. Attiva la tua passione e trasformala in lavoro. Vedrai, sarà divertente. Oh, tiriamo via questi scarponi. Allora, Luz, com'è andata la giornata oggi? No, non me ne parlare, sono stanca morta. Jackie si è messa in testa di voler vendere i miei dolci alla pasticceria giù in paese e così abbiamo dovuto preparare 100 ciambelle da far assaggiare ai clienti. Oh. Ehi, ma questa è una bellissima idea! Tu credi? Ma se accetteranno di collaborare con me, per me questo diventerà un lavoro. E allora cosa c'è? Rose, i nostri figli sono cresciuti, non hanno più bisogno delle tue cure 24 ore su 24. E poi, se questa cosa ti fa star bene, falla, no? Oh, Tom, non so cosa fare. Io lo so. Vai e realizza il tuo sogno. Sai una cosa? Con tutta questa agitazione non riesco a dormire. Scendo un attimo a farmi una camomilla. Arrivo subito. Oh, e ora che faccio? Rose, ottime notizie! Ehi Jackie, che succede? Le tue ciambelle sono piaciute tantissimo, sono andate esaurite. Ora se vorrai potrai iniziare la collaborazione con la pasticceria. Oh ecco, io non so cosa dire. Di sì. Ecco, io... E va bene. Oh mio Dio, ma è fantastico! Ehi, ringrazia ancora tua nonna che mi fa dormire qui stasera. No, figurati. Ehi, ecco Max, andiamo. Andiamocene a letto. Ehi Max! Eh? Ti va di venire con noi qui in camera mia, così chiacchieriamo un po'? Cosa? Davvero? Sì, dai, muoviti, certo! Dai, vieni piccoletto, sai... Ci sarebbero certe cose che dovremmo spiegarti. Eh? E cosa? Oh beh, preparati, perché sarà una serata molto istruttiva. Davvero? Oh sì, sì, ci divertiremo un mondo, vedrai, sarà una serata molto divertente. Wow Rose, queste decorazioni di Natale sono fantastiche. Dici, caro? Beh, sono vecchie, da quando mi sono sposata non le ho mai cambiate. Ehi, Sofia, cos'hai? Perché sei in disparte?
Oggi è la vigilia di Natale e ho pensato che Babbo Natale forse non ci troverà dal momento che ci siamo trasferiti. Ma no, Sofia, non ti preoccupare, lui ti troverà. La volete smettere di raccontarci bugie? Babbo Natale non esiste e nemmeno la magia. Cosa? Jenny, ma cosa dici? Babbo Natale esiste come? Ah sì, allora sai cosa ti dico? Che se Babbo Natale e la magia esistessero, avrebbero esaudito i miei desideri. Papà non avrebbe perso la ditta e noi ora saremmo a Filadelfia a festeggiare il Natale con le mie amiche. Oh, Jenny. Sofia, non illuderti. Babbo Natale non ti troverà qui e da nessun'altra parte, perché non esiste. Oh no, mamma. Oh, Sofia, non piangere. Jenny parla così solo perché è triste. Vorrebbe festeggiare il Natale con le sue amiche, invece è qui. È arrivato l'albero di Natale! Oh, wow, fantastico! Hai visto, Sofia? Dai, andiamo a decorare l'albero. E va bene. Wow, ma è perfetto! Basta solo decorarlo. Già! Babbo Natale non esiste, e nemmeno la magia. Mannaggia, qui non prende. Vediamo qui. No. Ehi, hey Jenny, cosa stai facendo sotto la neve? No, devo fare una videochiamata alle mie amiche, ma qui non prende un fico secco. Oh. Se vuoi, nella stalla delle mucche si prende abbastanza bene. Ah sì? Ma mi accompagneresti? Sai, mi ci sto abituando, ma ho ancora un po' di paura. Certo, vieni con me. Oh, spero di riuscire a fare questa videochiamata, per me è importantissima. Ehi, ma come mai questa mucca è qui sola soletta in questa stalla? Beh, perché è incinta e quando una mucca è incinta dobbiamo dividerla dalle altre, così la teniamo sott'occhio. Oh! Ehi, ciao ragazzi, tutto bene? Ciao Jenny! Ehi, ragazza di campagna, come te la passi? Insomma, qui fa un freddo super. E inoltre, come avrete notato, non sono riuscita a tornare a Filadelfia per festeggiare il Natale con voi. Oh no, che peccato. Già, ci dispiace. Già, e inoltre mi perderò la super festa della vigilia di Natale di Nancy Rose. Uffa! Ehi, ma chi è quel moretto dietro di te? Già, è molto carino. Eh? Mm? Martin, dite? Oh, è un aiutante di mio nonno, niente di che. A me sembra molto affascinante, già anche a me. Ma che dite, ragazze? Beh, ora devo lasciarvi. Un bacione, eh? Buon Natale, girl! Ok, ciao Jenny, buon Natale. Buon Natale! Oh, che tristezza. Beh, Martin, ora possiamo andare. Ok. Jenny, non volendo, ho sentito la tua videochiamata. Cosa? E cosa hai sentito? Stavo dicendo di quanto ti mancano i festeggiamenti del Natale a Filadelfia con le tue amiche, con le feste glamour. Ah, sì, ok. E allora? Beh, ecco, chissà che Natali felici che hai passato lì con i tuoi amici e la tua famiglia tutta unita, magari ad addobbare l'albero di Natale tutti insieme. Oh, beh, ecco, veramente. Beh, volevo dirti che anche se non sei a Filadelfia, l'importante è stare insieme alla famiglia. E la tua famiglia è qui, quindi sei fortunata. Giusto. Oh, che sciocca che sono stata. Devo andare subito da Sofia. Oh. Forza, finiamo di decorare, che dopo dobbiamo andare a prepararci per la messa della vigilia. Mamma, hai visto Sofia? È importantissimo. Penso sia in camera vostra che si prepara per andare alla Santa Messa. E vado subito. Allora, tutto bene con queste decorazioni? Forza, dai. Mamma, Sofia su non c'è. Cosa? E dove è andata? Oh no, è tutta colpa mia. Devo uscire a cercarla. Sofia! Sofia, dove sei? Jenny. Oh, Martin, devi aiutarmi. Sofia è sparita ed è tutta colpa mia per le cose brutte che le ho detto. Calma, calma. Adesso andiamo a cercarla. Ok. Sofia, dove sei? Dove potrebbe essere? Non lo so. Sofia!
Sofia, sei qui! Oh. Ehi, Jenny, che ci fai qui? Meno male. Oh, Sofia, scusami per le cose brutte che ho detto. Non le pensavo veramente. Sì, ero solo arrabbiata. Ma una persona mi ha fatto capire che in realtà i Natali che abbiamo passato a Filadelfia non erano poi così perfetti e felici. Il papà era sempre al lavoro e io passavo la vigilia di Natale alla festa di Nancy Rosen per riempire il vuoto e la tristezza che avevo. È vero, Jenny, almeno qua siamo tutti insieme. Ehi, Martin, ma cos'è questo verso strano? Oh, cavoli, la mucca sta per partorire. Devo andare subito ad avvisare tuo nonno. Voi rimanete qui, c'è una tempesta di neve fuori. Vado subito. Cosa, ci lasci qui da sola? Martin, no! Oh, mamma, che si fa in questi casi? Mucca, mucchina, bevi sempre il latte, mangia formaggio, non so se funziona. Io ti mangerò. Cavoli, a casa tua non c'è nessuno. Oh no, saranno usciti tutti per cercare Sofia. Beh, Jenny, dovrai aiutarmi tu a far nascere il vitellino. Cosa? Oh, mamma mia, aiuto! Bravissima, Jenny, dai, su! Eccoci qui, abbiamo visto la chiamata e siamo corsi subito. Che esperienza favolosa, papà. Hai visto quante emozioni, Già. Ehi, Sofia. Avevi ragione tu. La magia esiste. E come? Davvero? Oh, sì. Cosa c'è di più magico che veder nascere una nuova vita? Hai proprio ragione, Jenny. Stai tranquilla, Sofia. Sono sicura che Babbo Natale ti troverà ovunque tu sia. Ehi, quando c'è pronto, io ho una fame bestiale. Già, anch'io. Quando vengono tutti a tavola, infatti. Forza, ragazze, è pronta la cena. Ok, nonna, vengo subito. Sì, sì, vengo subito anch'io. Ma...